Un'imboscata al socio comune, devo dire la verità, perché eravamo stati convocati dall'Assemblea e quindi dal Presidente Giannola per discutere i 3 punti all'ordine del giorno. Innanzitutto l'ingresso del nuovo socio Banco di Napoli, socio privato, quindi l'allargamento ai privati così come era previsto dal nuovo statuto. Le nomine e dimissioni della consigliera Pollice e determinazioni. Anche qui questo è il primo elemento negativo, perché sapeva benissimo il presidente Giannola, sapeva bene tutto il consiglio di amministrazione, che noi siamo obbligati a fare una manifestazione di interesse pubblica e quindi si sapeva anche benissimo che la manifestazione di interesse si scade il 25 febbraio. Quindi perché fare un'assemblea oggi, tenuto conto che non eravamo ancora in grado di poter esprimere il componente che andasse in sostituzione della Pollice? Quindi è stato rinviato questo punto all'ordine del giorno e poi c'era come terzo punto all'ordine del giorno informativa ai soci sui fatti di cronaca. Allora, quando si mimetizza all'interno di un ordine del giorno così fumoso che parla di fatti di cronaca e quindi fa capire che il tema fondamentale è quello che è stato su tutti i giornali e anche in ambito nazionale è stato dato ampio risalto sulla questione delle selezioni dei cosiddetti 15 aspiranti che poi di fatto mi pare siano stati assunti. Quindi le modalità di selezione, nonché l'allungamento di un contratto in maniera singolare al direttore artistico quando non era necessario farlo, senza aver consultato nemmeno il socio ente comune di Napoli, francamente, e andare lì e non discutere di questo, ma addirittura sentire una autocelebrazione del presidente Giannola sulla sua persona, sul modo di essersi comportato. Su questo decreto, su questa delibera di revoca da parte dell'ente comune, che lui pretendeva che si discutesse in quella sede, in questa sede di questa assemblea, la sua fiducia. Francamente è stata una situazione di grande scorrettezza perché non era prevista all'ordine del giorno. Avevamo già condiviso che sul secondo punto all'ordine del giorno si sarebbe tenuta un'ulteriore assemblea a valle della chiusura della manifestazione di interesse, quindi per i primi di marzo, e quindi ho chiesto all'Assemblea di portare all'ordine del giorno la prossima assemblea che ci sarà proprio per questo punto, anche la discussione che mi sembra specifica e merita tutta l'attenzione e la riflessione possibile sulla delibera di revoca del Presidente Giannola. Devo dire francamente c'è stata una compattezza a non voler aderire a questo invito del socio comune e del socio città metropolitana, perché in due abbiamo fatto questa richiesta. E trovo singolare e anche senza precedenti il diniego da parte, parere negativo da parte della Regione, che crea uno strappo istituzionale che non trova precedenti, secondo me. È singolare che proprio l'ente più prossimo e più responsabile sul Teatro Nazionale venga estromesso assieme a Città Metropolitana in una discussione così complessa, così complicata, così delicata, che è relativa alla fiducia che viene data alla Presidente. Ed è anche singolare che se viene designato il Presidente Giannola dal Comune e se il Comune ha deciso che questa fiducia non esiste più, è anche singolare che il socio istituzione non si faccia da parte, istituzione regione, non si faccia da parte e tenga in debita considerazione quello che in quel momento il Comune sta in qualche modo rappresentando. Quindi una pagina bruttissima. Nei rapporti tra le istituzioni, una pagina tristissima dell'assemblea di questo teatro che dovrebbe elevarsi, speriamo bene, almeno credo che questo è un altro tema, a Teatro Nazionale. Però devo dire che non lo so perché quando hanno deciso di voler continuare a discutere su questo tema che aveva posto fuori dall'ordine del giorno, quindi ho detto io non sono in grado di poter, io a questo punto io mi allontano dall'Assemblea e con me si è allontanata anche l'esponente rappresentante di Città Metropolitana. Francamente ci sono tutti i presupposti per impugnare una delibera di questo tipo. È accaduto ancora una volta un fatto gravissimo, si conferma un asse che con la trasparenza non ha nulla a che vedere, a questo punto più che indizio possiamo parlare di prova, tra De Fusco, Giannola, Miraglia, Caldoro. Quindi a questo punto da una parte c'è chi vuole
entrare nei teatri per mettere in campo azioni che con la cultura e l'interesse pubblico non hanno nulla a che vedere e chi invece ha deciso di fare una battaglia di trasparenza. E poi non si è mai visto quello che oggi Palma mi ha descritto essere accaduto all'interno del Consiglio di Amministrazione. Quindi ancora di più andremo motivati nella nostra strada. E anzi auspichiamo una grande mobilitazione sul tema del teatro stabile, perché il teatro stabile, che a breve son certo diventerà teatro nazionale, non può vivere di questa diciamo trasversalità di interessi e questa opacità. Questo cambio di rotta autunnale di Giannola, che è coinciso col contratto a De Fusco, il cambiamento del tentativo maldestro di cambiare lo statuto e fare quel concorso che stiamo apprendendo in questi giorni come è stato fatto, è qualcosa di molto grave che fa sorgere più che un legittimo sospetto. Quindi la mia battaglia personale sullo stabile sarà una battaglia che porteremo avanti con molta determinazione. La scorrettezza istituzionale della Regione credo sia senza precedenti. C'è un'interferenza sul Comune, qualcosa che non si è mai visto, nemmeno diciamo nelle stagioni forse più buie della politica. C'è un tentativo di andare a interferire in scelte autonome di un ente pubblico come il Comune di Napoli. Quindi fatto grave di cui Caldoro se ne assume le responsabilità. Non è la prima volta che il Comune e Regione si trovano su fronti opposti in ambito culturale. Questa vicenda ricorda un po' quella del San Carlo. Ma siamo molto diversi. Noi siamo per la cultura orizzontale, perché Napoli abbia una riscossa forte sulla cultura. La Regione è quella dell'espressione della miraglia, che dice: o fate come dico io, non vi do i finanziamenti pubblici. Due modi completamente diversi di intendere la cultura nella nostra città.